Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, stamattina parlando col mio fidanzato, lui era curioso di sapere qualcosa in più, siccome io gli ho detto che sono stata vittima di bullismo, anche episodi, diciamo, non proprio belli, che però non si possono definire atti di bullismo, lui voleva saperne di più e quindi mi ha fatto una serie di domande. E mi sono messa d'accordo con lui perché? Perché alla fine io ho pensato di fare un video. È una specie di intervista, diciamo, dove praticamente io leggo, diciamo, le domande che lui mi ha fatto, rispondo a parole mie, non quelle che gli ho detto, diciamo, quando abbiamo parlato, quando ci siamo sentiti, perché così almeno posso togliere, aggiungere. Ma più aggiungere che togliere, perché alla fine ho detto il minimo, perché scrivendo a me non è che me ne tiene tanto di scrivere, io preferisco parlare. Praticamente. E lui è d'accordo con me nel fare questa cosa, anche se l'idea è sta mia. Allora lui dice: anche se ti feriscono alcune persone, hai mai pensato almeno una volta di renderli pan per focaccia? Ma sinceramente io, come ho detto anche a lui, già l'ho fatto perché? Perché tempo fa ci sono state le ragazze, ne erano tre, che io credevo amiche, ma invece amiche non erano. Perché? Perché facevano le loro feste, non mi invitavano mai. Venivano qua soltanto per mangiare. Cioè, alla fine non è amicizia, perché l'amicizia è affetto. Non è che tu vieni qua soltanto quando io ti do da offrire qualcosa e basta. E quindi alla fine diciamo che queste ragazze, cioè l'ultimo compleanno che io le avevo invitate, che è stato quando ho fatto 25 anni, io ecco qua, vi presento un piccolo esserino. Vabbè, dicevo che l'ultimo compleanno io non solo, cioè le ho invitate, anche se sapevo che comunque loro non mi invitavano quando facevano i compleanni, quindi già. Abbiamo detto le invito perché alla fine io voglio essere superiore a certe cose. Cioè, né sono venute né mi hanno fatto gli auguri. Alla fine, io di proposito, quando loro hanno fatto i compleanni, non ho fatto gli auguri a nessuna. Di proposito proprio. Ma non solo, non le sto invitando più nei miei compleanni, chiaramente. Ma proprio le ho bloccate, ho cancellato i loro numeri perché io di persone così non voglio proprio saperne. Quindi sì, l'ho fatto a rendere pan per focaccia, l'ho fatto. E anche se in realtà tecnicamente mi sono comportata fin troppo bene perché le cose che loro hanno fatto a me, cioè meritavano anche altri trattamenti, anzi, c'è stato pure chi mi ha detto: ma io se fossi in te l'avrei mandata a quel paese già tempo fa, cioè non ora. Poi praticamente dimenticavo di dirvi che invece per quanto riguarda i miei, diciamo, vecchi compagni di scuola che mi hanno fatto atti di bullismo, io non reagivo perché non avevo coraggio. E chiaramente il mio fidanzato mi ha risposto. E come mai non avevo avuto il coraggio? Praticamente non ho avuto il coraggio perché mi sentivo io sbagliata e anche perché mi facevano pena perché venivano tutte da situazioni difficili, familiari difficili, ecco. Non sto qui a parlare, diciamo, delle cose degli altri, però, cioè, per quello più che altro. E anche perché comunque voglio essere superiore a certe cose. E ovviamente il mio fidanzato mi ha risposto: spiegami perché ti sentivi sbagliata. Ma semplicemente mi sentivo sbagliata a scuola perché
pensato, ho detto, ma se qua tutta la classe, cioè mi sta facendo passare i guai, ce l'ha con me, evidentemente sono io fatta male, ho pensato. Poi per quanto riguarda quelle ragazze, ho pensato a questa cosa, che ero io fatta male, perché ho detto, non lo so, perché, non lo so, perché io mi stimo poco. Quindi, cioè, penso sempre che la colpa sia mia, ma invece la colpa non è mia. Cioè, perlomeno non è sempre mia, ecco. Non dico che no, io non ho le mie responsabilità, però non è solo mia la colpa. Perché, cioè, magari, sì, certe volte io mi sono comportata male con gli altri, lo ammetto. Cioè, non è che io sono perfetta, perché nessuno di noi è perfetto. Però con queste persone che io ho detto, non mi sono comportata male per niente, cioè è stato il contrario. Quindi alla fine mi sentivo sbagliata, non lo so, cioè non lo so, forse perché ho pensato a scuola, forse che ero io sbagliata, che ne so, vabbè, ma quello che è stato è stato. E cosa pensavi in quel momento? Sinceramente pensavo che se reagivo ci sarebbero state delle conseguenze su di me. Del tipo? Praticamente tipo a scuola avevo paura di reagire perché temevo che se lo facevo potevo come minimo prendermi una nota, se non addirittura essere sospesa. E io penso che se un alunno, diciamo, bravo, tra virgolette, viene preso di mira dai bulli, però c'ha paura a difendersi, non per paura dei bulli in sé, ma perché non si fida dei propri insegnanti, evidentemente perché manca il dialogo, per come la vedo io. Cioè, magari manca proprio il dialogo tra... Non dico a casa, perché a casa mia c'era il dialogo. Io mi sto riferendo proprio a scuola. Cioè, casomai manca proprio il dialogo. Perché io... Ci sono state delle volte in cui ho detto ciò che pensavo, ma anche gli stessi insegnanti, non tutti per fortuna, ma qualcuno. È arrivato anche a dire cose pesanti, tipo prendi le tue cose e vattene. Cioè, soltanto perché io esprimevo la mia opinione, che poi lì dentro non ce la facevo più. E questo mi ha portato, diciamo, ad aver paura a reagire, perché ho detto tanto reagisco, e tanto per poi sentirmi dire da qualche persona adulta che me ne devo andare, allora non reagisco. Invece, per quanto riguarda quelle ragazze, praticamente, diciamo che alla fine ho reagito, però non in maniera diretta, tipo a dire loro ciò che pensavo, sempre a comportarmi così, però sempre in maniera, diciamo, anonima, tra virgolette, perché avevo paura praticamente di perdere una persona a me cara, cioè questa persona che vuole molto bene a queste ragazze e ne vuole chiaramente anche a me. E quindi avevo paura di perderla. Cioè io temevo che se dicevo a quelle ragazze ciò che pensavo di loro, queste ragazze, conoscendo i caratteri, che sono, erano, perché mo adesso non lo so, tre mammone, l'avrebbero di sicuro detto a questa persona. E questa persona poi se la poteva prendere con me, anche in questo caso manca il dialogo, perché io comunque mi dovrei poter fidare di questa persona. E poi io penso che sarebbe successo un casino. Infatti pure all'inizio volevo fare qualcosa, dire a queste ragazze di andarsene a quel paese, proprio come facevano ogni tanto gli amici delle ragazze stesse, perché ogni tanto qualcuno, cioè, diciamo, si rompeva le scatole per certi atteggiamenti e alla fine qualcuno, non lo
o mandava a quel paese. Chiaramente, io sono stata l'unica, tra virgolette, che non l'ho fatto direttamente, ma soltanto indirettamente. Quindi. In un certo senso anche io avrei potuto far come hanno fatto gli altri, però non sono riuscita proprio a farlo perché io, essendo una persona molto fragile, che certe cose mi toccano, io comunque ho avuto paura che questa persona se la potesse prendere con me. Quindi. Ma da una parte è stato meglio così perché pure i miei genitori mi hanno sconsigliato di dire queste cose a quelle ragazze perché sennò poteva succedere una guerra. Ma alla fine penso che ne sono uscita comunque a testa alta perché io mi sono comportata, diciamo, fin troppo bene, sono stata fin troppo educata perché altri, cioè, non ci perdono tempo con persone del genere. E poi, al di là di quello, diciamo, io sono felicissima, questo lo aggiungo alla fine, di aver perso certe persone, perché certe persone è meglio perderle che trovarle. E poi c'è un sacco di gente che mi vuole, che mi vuole, che mi cerca, che mi sostiene. Quindi non ha senso che io perdo tempo con tre ragazzine da quattro soldi o con quella gentaglia che ci stava a scuola, cioè non ha senso. Quindi a presto ragazzi con un nuovo video.